È morto all'età di 87 anni l'attore Lando Buzzanca. Era ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. A novembre era già stato portato in ospedale dopo una brutta caduta. A darne notizia sono stati i suoi familiari. Si è spento dopo aver affrontato le conseguenze di una malattia invalidante che lo ha colpito nel 2021 e dalla quale non si è mai ripreso del tutto, a seguito della quale sono state compromesse le sue facoltà mentali e cognitive, ragion per cui è stato poi ricoverato per lungo tempo in una clinica che potesse occuparsi adeguatamente della sua patologia. Figlio d'arte, perché nato da una famiglia di attori palermitani, Lando Buzzanca è entrato nel mondo dello spettacolo giovanissimo, all'età di 17 anni. Quando trasferitosi a Roma da Palermo, ha iniziato a frequentare un corso di recitazione presso l'Accademia Sheroff, di cui negli anni è diventato anche presidente onorario. Dopo aver lavorato inizialmente per il teatro e il cinema, principalmente come comparsa, è stato poi scelto nel 1961 da Pietro Germi per il ruolo di Rosario in Divorzio all'italiana, che ha iniziato a dargli non poca popolarità, finché nel 1967 arriva il ruolo da protagonista nel film Don Giovanni di Sicilia. La vera notorietà arriva nel 1971 con il Merlo Maschio, film di Pasquale Festa Campanile, che inaugura il suo periodo da protagonista nel filone delle commedie sexy all'italiana. Difatti, al suo fianco reciteranno attrici notissime come Claudia Cardinale, Catherine Spack, Barbara Boucher e Joan Collins. Dopo aver girato alcuni film di questo genere, però, decide di prenderne le distanze dedicandosi per lo più alla radio, dove sarà protagonista dello show Gran Varietà, in cui impersonerà il personaggio di Buzzanco, nato in realtà per la serie Signore e Signora. Dopo alcuni anni in cui sul grande schermo lo si è visto poco, dal momento che si era dedicato principalmente all'attività teatrale, riappare in TV con una fiction che lo riporta alle luci della ribalta, ovvero Mio figlio del 2005, in cui interpretava il ruolo del padre di un ragazzo omosessuale, ricevendo un ottimo riscontro da parte del pubblico. A distanza di 5 anni, la fiction ha anche un sequel, ovvero Io e mio figlio, nuove storie per il commissario Vivaldi nel 2010, anno in cui Buzzanca compare anche nella miniserie Lo scandalo della Banca Romana e Capri 3.